un altro 0-0 il secondo di fila. Un altro piccolo passo in avanti con evidenti segnali di progressi. Gli allievi Sporting Trecastagni non fermano, bensì creano apprensione alla capolista, da oggi ex, del girone C, Alfa Sport. Tante, forse troppe, occasioni sprecate per centrare i primi tre punti. Bene i gialloblu di Antonio Nasisi, ma occorre più lucidità sotto porta, la stessa che è mancata soprattutto nel primo tempo, quando Mattia Santagati con un tiro alto, Carmelo Giuffrida tu per tu con Campagna e poi di nuovo Santagati hanno assaltato vanamente il fortino ospite senza i frutti sperati. In mezzo anche i conti con la dea bendata in occasione di un palo di Ivan Di Martino, il vice capitano che nella ripresa con ben tre tentativi da fuori ha tentato di scardinare la retroguardia avversaria e anche in questo caso senza pungere. Il tutto mentre l'Alfa Sport è rimasta in 10 per l'espulsione di Carnazza, reo di un'entrata da dietro su Caruso. Un fallo su cui l'arbitro Torrisi non ha avuto esitazioni a estrarre il rosso diretto. Dario Caruso, neo entrato, degno di una nota di merito per la grande sportività, l'ammissione di un tocco di mani quando il direttore di gara ha assegnato in un primo momento il penalty, convinto dell'irregolarità commessa invece da un difensore in maglia nera. 0-0 il finale tra Sporting Trecastagni e Alfa Sport, queste le formazioni schierate dai tecnici Nasisi e Dominici. Marco Nasisi, Alessio Pappalardo, Bruno Tetto, Riccardo Fisicaro, Giovanni Basile, Mattia Santagati, Carmelo Giuffrida, Rodrigo Failla, Dario Scolaro, Ivan Di Martino e Fabrizio Calderone. Spazio nella ripresa a Salvo Argentino, Gabriele Gresta, Dario Caruso, Marco Grancagnolo, Angelo Lombardo, Maglio Fiume e Federico Toscano. Alfa Sport con Campagna, Cantone, Andrea Latino, Spina, Casella, Giampaolo Latino, Lazzara, Scuderi Puglisi, Carnazza e Capotondi. E nella ripresa Barbagallo, Finocchiaro, Zito e Cannavò. Antonio Nasisi, avresti firmato per un pareggio contro l'Alfa Sport, capolista? Sì, all'inizio sì, sicuramente, inaspettato, però francamente invece la partita, come diciamo si è visto, è stato a senso unico. Abbiamo sbagliato, mi sembra, una decina di palle gol. La cosa più bestiale, però francamente faccio i complimenti al mio ragazzo, è stato che l'arbitro ci ha dato il rigore, mancavano penso una decina di minuti e il ragazzo è andato all'arbitro dicendo, dice no, dice l'ho toccata anch'io con le mani, e l'arbitro ha dato rimessa. Ecco, ci riferiamo a chi? È stato Dario Caruso. Certo, in quel primo momento mi sono un pochettino incavolato, però poi pensando ho apprezzato il gesto. Ce ne sono pochi di questi ragazzi sui campi di calcio, sicuramente. Senti, quello che dovete migliorare è sicuramente l'approccio sotto porta, la lucidità sotto porta. Sì, perché sotto porta veramente oggi siamo stati... Abbiamo avuto, diciamo, un mare di palle e gol, però la porta non si riusciva ad indovinare. E penso se noi battavamo i rigori, penso anche i rigori si tirava fuori sicuramente. Veramente una partita è stata a senso unico. Non me l'aspettavo, mi aspettavo qualcosa in più dell'Alfa Sport, perché conoscendoli, essendo poi che sono primi in classifica, però devo dire, abbiamo approcciato bene la partita, per lo più sul centrocampo e linea difensiva, però in avanti, ahimè, abbiamo peccato tantissimo. Niente, si spera che a dicembre vediamo se possiamo pigliare un altro attaccante, perché francamente abbiamo solamente una punta, che è Dario Scolaro, francamente. Poi il ragazzo arriva, ogni partita arriva spompato. E le condizioni di Salvo Argentino, che ricordiamo è entrato a posto di Marco Nasisi nel secondo tempo, per e infortunio sia Marco, scontri, sì. Sia, allora Marco è uscito perché aveva un problema al ginocchio e Salvo francamente ora non sta tanto bene, perché ha avuto dal parte dell'attaccante loro due entrate, ma pericolose. Una diciamo l'arbitro l'ha ammonito, la seconda la doveva buttare fuori, però non se l'è sentita, va bene lo stesso. Certo, il ragazzo francamente ha un problema al costato. La partita l'abbiamo dominata, anche se eravamo 11 contro 11, però a noi è mancata la cattiveria. Io parlo di cattiveria sotto porta, non di cattiveria con i ragazzi. Francamente, non avevo anche qualche ragazzo che era
giù di tono, sicuramente ieri avrà fatto le ore piccole, penso più di uno, perché dal campo si vedeva, però certo, a questo punto diciamo pensavo che sta partita la vincevamo, però un punto fa anche classifica e morale, perché abbiamo giocato sempre contro la prima in classifica. Stiamo piano piano riuscendo a fare qualcosa in più partita dopo partita. Certo, ancora c'è tantissimo da lavorare, però con il tempo c'è, ecco, anche perché quest'anno noi non abbiamo nessuna, cioè non è il nostro obiettivo arrivare nei primi tre, perciò stiamo facendo noi un progetto che l'anno prossimo spero che si vedano i frutti, perché questi sono tutti ragazzi che l'anno prossimo saranno tutti allievi. Un episodio di grande maturità e di onestà calcistica, forse sicuramente nei campi di calcio, insomma, in questo periodo che ho frequentato non ho mai visto, e a mia memoria, insomma, difficilmente mi ricordo, insomma, che sia mai successo una cosa del genere, che un ragazzo ammette, insomma, che non c'era il rigore, insomma, e quindi la partita cambia totalmente. Comunque veramente un plauso a Dario, insomma, che ha fatto questo gesto, resta un gesto suo, personale, di grande responsabilità e di maturità. Per il resto la partita, insomma, devo dire, insomma, al di là, insomma, di qualche piccolo sempre errore, sbavatura che andiamo facendo, dico, stiamo maturando secondo me a poco, e oggi abbiamo, alla fine abbiamo pressato veramente gli avversari, ci è mancato soltanto il tiro, insomma, finale, insomma, per arrivare al gol, però insomma sicuramente forse meritavamo qualche cosa in più. E un altro passetto avanti rispetto, insomma, anche alla partita precedente. Se proseguiamo così, piccole soddisfazioni arriveranno.